Si è lodato Gesù Cristo. Mi si chiede qualche parola conclusiva per tutto il mese di celebrazioni mariane di cui noi abbiamo goduto nel nome di Maria, con l'aiuto del Signore e con l'aiuto anche di quelli che ci hanno aiutati nelle preghiere e nelle manifestazioni della nostra devozione. E un saluto particolare devo darlo con un ringraziamento, devo darlo a tutti quelli che hanno patrocinato, hanno curato la devozione alla nostra Madonna di Capocolonna. E presto, e direi anche, potrebbe sembrare abbastanza, come dire, arrogante, e dire qualcosa su una manifestazione che, diciamo, ha interessato intanto con sicurezza centinaia e migliaia forse di persone, e di sicuro migliaia se noi consideriamo anche la partecipazione che è stata consentita tramite gli strumenti della comunicazione, che ringrazio, di persone che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di godere di questo momento. Quindi un ringraziamento vivissimo anche per questo. Che dire più di specifico rispetto a quello che noi abbiamo sperimentato? Beh, intanto parto dalle constatazioni più immediate. È una manifestazione di popolo. E lo dico subito perché questo tipo di riferimento è necessario per poter essere equilibrati, ma per non chiudere occhi su realtà grandi. Perché a volte capita che quando ci sono queste manifestazioni popolari si accentua un giudizio su di un aspetto invece che sulla complessità del resto. Fenomeno popolare vuol dire fenomeno vario. E quando noi diciamo fenomeno vario, lo diciamo in questo caso con un particolare riferimento alla devozione, che per noi non è, e anche, ma non è né solo né principalmente un fatto sociologico, un fatto antropologico. Noi vediamo in ogni atto di devozione, noi vediamo un richiamo di Dio che si esprime nelle condizioni più varie dell'esistenza, ma comunque viene da Dio. Per noi cristiani, tutto quello che noi facciamo per poterci in qualche modo avvicinare a Dio è sempre un dono di Dio. La fede è un dono immenso, la fede propriamente detta, è un dono anch'esso che partecipa a suo modo di questa immensa grandezza del dono di Dio, anche una devozione espressa in maniera a volte anche molto rudimentale. Viene da Dio. E da questo punto di vista, a parte che non ne abbiamo il diritto, ma da questo punto di vista noi ci avviciniamo a questo fenomeno della devozione, ci avviciniamo, come si suol dire, in timore e tremore, con rispetto, perché potremmo in qualche modo lambire angoli che sono riservati all'umanità e quindi già solo per questo meritano rispetto, ma sono anche legati alla divinità,
che ce ne fa dono. Parliamo di devozione popolare e parliamo anche di quello che si esprime nella devozione. In altri termini, per esempio, chi fa un pellegrinaggio, chi fa una visita alla chiesa dove viene esposta alla devozione la santa icona della Vergine Santa, sia quelli che ancora in maniera più piena partecipano, e ce ne sono molti che partecipano per tutto il mese al culto della Vergine nella sua forma più piena, la Vergine dell'Eucaristia, facendo Eucaristia. Ecco, tutte queste persone sono persone che meritano grande attenzione. Un'attenzione che non è complicata, basta avere gli occhi per capire, perché se uno ha gli occhi per capire, per interpretare, ecco, si accorgerà dello spessore umano e di grazia. Dunque, cristianamente completo, è dietro quello che si cela dietro questo fenomeno. Ci sono storie personali, storie di popolo, ci sono speranze comuni, variamente espresse, c'è il gusto della fedeltà, c'è il gusto della gratuità, c'è il gusto di tutto ciò che è il cuore di una persona che sia retta e che sia disponibile, riesce a desiderare e riesce a trovare. Da questo punto di vista io penso che una conclusione possa essere quella di un invito fermo, rispettoso dei tempi di Dio, perché quello che è avvenuto, quello che avviene nella devozione che un popolo tributa alla Vergine Santa, ecco, che sia considerato sempre, sia come faceva Maria, sia conservato nel cuore. Di tutto quello che si diceva del bambino, la Madonna serbava tutto nel cuore. Della parola dell'angelo, l'angelo è l'annunzio. Un momento della vita può essere un momento stellato di grazia, diventa come una sorta di annunzio per la propria vita. Ecco, serbarlo, conservarlo nel cuore. Una riscoperta di quello che a volte si sottace, però è presente, come un moto di speranza, no? Un desiderio del cuore di aprirsi verso territori, verso spazi, verso altezze alle quali non avremmo il coraggio di guardare, né che tantomeno avremmo il coraggio di desiderare di raggiungere. Perché? Perché quello che a volte mina alla base il sentimento di fiducia, madre mia, fiducia mia, il sentimento di fiducia che lega nel culto della Vergine Santa, che lega nel culto di Dio, e tutto questo è grazia. Un atto di fiducia può essere l'inizio, di fatto, in ogni inizio di redenzione, questo atto di fiducia non può mancare, di un nuovo cammino, di nuovi superamenti, di apertura di nuovi spazi di speranza, e che sono quelli che poi alla fine, diciamo, del pellegrinaggio, alla fine di un mese di celebrazioni e di tante manifestazioni nelle quali c'è stata come una rincorsa nel dare il meglio di sé nella cornice del culto della Vergine, ecco, uno si porta nel cuore. Certo, ci può essere anche la dissipazione, ci può essere la strumentalizzazione, ma come ho detto all'inizio, i fenomeni della umanità sono sempre molto vari e per natura propria
imprecisi. Imprecisi non perché non possono essere definiti, ma imprecisi perché esigono una chiarezza di sguardo, esigono una completezza di capacità di interpretazione, esigono anche l'umiltà, la sapienza di sapersi aprire al nuovo. Risuona sempre la parola del salmista e la parola di Gesù, ma non vi accorgete che io vado operando cose nuove? Io faccio tutto nuovo, faccio nuove tutte le cose. Non ve ne accorgete? Ecco, è questo l'invito che io vi rivolgo. Aprire gli occhi su quello che noi abbiamo sperimentato. Aprire gli occhi su quello che la fede dei nostri fratelli ci ha potuto dire, ci ha saputo dire e ci ha saputo anche far gustare. E poi, ad Alziora, dicevano gli antichi, andiamo verso traguardi più alti, più profondi, più belli, più disponibili all'azione di Dio, insomma, un progresso. Ecco, il nome migliore per, come dire, aprirsi a Dio si manifesta anche come capacità di cogliere i segni di un cammino, voglio dire, di un progresso comune. Di questo il pellegrinaggio, durante la notte, durante il giorno, il simbolo del passaggio dalla notte, dal buio alla luce, ma anche dalla solitudine alla compagnia, sono segni sufficientemente indicativi di quello che in qualsiasi ipotesi di progresso personale, sociale, senza limiti di sorta, deve essere ritenuto come elemento indispensabile. Deve essere in ogni prospettiva di sviluppo tutto quello che noi ci siamo andati dicendo nella descrizione della devozione popolare alla Vergine Santa, è unito e vorrei dire anche culminante nel ringraziamento al Signore per averci dato Maria, per averci dato questa fiducia così diffusa in lei, per avercela presentata in modo vario, sicuro, però anche in modi efficaci. Con l'augurio di ritrovarci sempre nel culto di Maria, dove siamo, e di poter parlare di questa esperienza come di qualcosa che elimini le angosce e le tristezze che a volte occupano eccessivamente le nostre visioni del futuro, e dall'altra parte per impegnarci con la forza del Signore a fare anche noi cose nuove fatte in maniera tale che gli altri, guardando noi, si accorgano che Dio sta passando in mezzo a noi.